la fotografia nell'area no, di Cervola qui, e poi discutiamo chi inquina. Eccola qua, Patonelli. È la fotografia di Google Map. E spiegatemi chi sta inquinando oggi, non 30 anni fa. Oggi chi sta inquinando in quell'area? Non prendiamoci in giro. Lauri, non prendiamoci in giro. Bucci, grazie. Non c'è dubbio che in questo momento e allora non prendiamoci in giro. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Bene ha fatto l'autorità portuale a sollevarle e bene ha fatto il ministero a riconoscerle. Tutto il resto sono chiacchiere. Da 100 anni. Andiamo avanti. Capisce? Fortunatamente ci sono delle persone che pensano e non fanno propaganda. Un po' surreale che in questo contesto sia stata fatta una polemica nei confronti del Movimento 5 Stelle che difendeva Marina Monassi. Ovviamente noi non difendiamo le persone, ma difendiamo le azioni giuste che le persone fanno. Va il merito al ministro Lupi di aver agito con estrema correttezza, che dà perfettamente ragione alla posizione dell'autorità portuale a Marina Monassi. Lì sarà un accordo di programma modificato e quindi saranno richiamati a firmare. Naturalmente c'è stata una richiesta di approfondimento, c'è stato, bene, andiamo avanti però Rovis, andiamo avanti, sono tanti sono anni che avanti. Aspettiamo. Andiamo avanti bene però. Con tutta la crisi che esiste il lavoro è oltre le nostre prospettive, procede molto bene. Procede molto bene, è vero che c'è però, ho letto l'idea di diminuire il numero di navi qui su Trieste, è vero o no? No, non sarà diminuzione, sarà un cambio di navi che avranno meno portata di passeggeri e più portata di camion. Più camion. Nel gruppo Tio Delta, o come viene più facilmente identificata, il gruppo Maneschi. Abbiamo trovato con tutta franchezza un terminal estremamente indietro dal punto di vista strutturale, perché nell'arco di 8 anni abbiamo fatto il 228% in più di crescita. L'anno scorso Trieste Marine Terminal, considerato come terminal unico, quindi confrontato con ogni e qualunque altro terminal, ma singolarmente, è il terminal numero 6 a livello nazionale. No, indubbiamente questo salto di qualità c'è stato. Bisogna dare atto a chi ha voluto investire, ma bisogna anche riconoscere il ruolo che hanno avuto in particolar modo le maestranze, i lavoratori. Per esempio il Molo Sesto è quello che oggi viene gestito dalla EMT, Parisi per intenderci, e lì hanno aumentato in modo straordinario l'utilizzo del treno per il trasporto. Quindi meglio un armatore che insista di più sulle attenzione, quote. Attenzione, il 40% delle quote è un boccone appetitoso. Io non vorrei che nasca, come sta già nascendo, la contrapposizione tra le compagnie. E faccio, vado diretto, esplicito, senza nessun problema, la guerra atomica tra Costa Crociere ed MSC è una guerra atavica. Attenzione che non ci sia, che Trieste non diventi, che adesso va di moda, un porto monomare.